Siamo con un debuttante del Valpelce, Giordano, numero 44, giusto? Che effetto ti fa giocare e soprattutto vincere? È stato molto bello giocare la mia prima partita con una categoria di livello superiore. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento in questa partita da parte della nostra squadra e voglio riuscire a portare questo anche nella nostra categoria. Per quelli che non ti conoscono, ci parli un po' della tua carriera hockeyistica, aver debuttato finalmente, però un po' la tua storia hockeyistica. Io ho iniziato quando ero molto piccolo, diciamo intorno ai 4-5 anni, e ho sempre giocato nella Valpe, mi è sempre piaciuto, mio padre è sempre stato un appassionato di questa squadra e allora ho iniziato a giocare a hockey e mi sono sempre trovato bene con i miei compagni, l'allenatore, tutto, e ho deciso di continuare. E arrivare a giocare a un livello del genere sono molto soddisfatto. Quando arriverà il primo gol? Speriamo il prima possibile. Senti, questa squadra sta diventando un po' la rivelazione del campionato. L'anno scorso era nei bassi fondi della classifica, quest'anno invece è già a metà classifica. Stiamo lavorando molto come squadra, soprattutto individualmente in palestra e proprio come squadra, come gruppo, stiamo diventando molto più uniti e questa roba mi piace veramente tanto. Quanto ti hanno aiutato? Perché immagino che un minimo di emozione l'avrai avuto per giocare stasera. Quanto ti hanno aiutato i tuoi compagni? Perché immagino magari qualche errore puoi anche averlo commesso. Sì. Sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più di oggi è che ogni errore che commettevo io, che io me ne sono reso conto, loro non ci davano peso, mi dicevano dai, continua, non fa niente, vai avanti. Senti, in tutti questi anni che hai giochi a hockey, qual è l'allenatore che ti ha più aiutato a crescere? L'allenatore? Sì, l'allenatore. È Dino. È stato veramente d'aiuto per me, perché diciamo che ci fa crescere più che altro con la testa, oltre che fisicamente ci fa diventare veramente dei giocatori. Quanto noti la differenza, a parte oggi la partita, la differenza fra giocare nelle giovanili e giocare in questa categoria? Sicuramente si nota veramente molto, soprattutto perché giocare in questa categoria c'è molto più veloce come gioco, molto più rapido. E diciamo che sono tutti quasi allo stesso livello, si può dire. Invece nelle nostre categorie c'è la squadra un po' più, un po' di meno. C'è un giocatore che ti ispiri, che vorresti imitare, vorresti diventare come lui? Un tuo idolo hockeyistico? Sì, possiamo dire di sì. Il mio idolo è sempre stato uno che gioca da noi adesso di nuovo, Francesco De Biasio, che sin da piccolo, quando giocava in Serie A da noi, a me è sempre piaciuto e mi ispiro a lui, diciamo. Okay, ci fa molto piacere vederti debuttare. È più difficile debuttare o rilasciare un'intervista? Ma non lo so, però no, debuttare mi è però molto più bello. Grazie, complimenti, bocca al lupo. Grazie mille, arrivederci.